Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla primissima puntata di Giochi da Cagotto. I would like to introduce. Okay, let's go. Yeah! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in Pesadelo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in Pesadelo. È il mio primo horror game, è un indie sviluppato dalla casa produttrice Skyjets, è brasiliano e narra le vicende di Alex, è un giovane che decide di andare a lavorare in una stazione considerata da molti maledetta. Infatti chi vi lavora di notte fa degli incubi veramente assurdi, ma degli incubi che sembrano davvero reali, ed è proprio questo che andremo a vivere, l'incubo di Alex. Ma bando alle ciance, cominciamo. Allora, nuovo gioco. Sim. Non so voi, ma non promette nulla di buono. È tutto buio. Mi dicono di andare a cercare un generatore. Generatore, vediamo un po' il generatore, eccolo qua. Cos'è? È una torcia. Prendiamo un po'. Mamma mia che luce, è accecante ragazzi. Prendiamo la chiave. Sì, non posso, mi dice di andare a prendere un mochila. E presumo che il mochila sia questo, che è un marsupio in pratica. Che figata, ti fa vedere addirittura dentro al marsupio. Ok, adesso possiamo prendere la chiave. Va bene, ci dicono di andare a prendere la valvola per farlo funzionare. Qui invece ci dicono di fuggire, non è una bella cosa. E un'altra brutta cosa è che non possiamo correre. E questo fa altamente cagare addosso. Andiamo, andiamo un po'. Vediamo un po' se queste porte si aprono. No, questa porta è chiusa. Questa si apre. Che figata! Guardate un po' come si salva! Che cos'è? Dice che manca 3 mini chiavi. Andiamo un po' a cercarle. Sono dei bagni. Senza queste scritte proprio non possono andare avanti, eh! Allora, guardate dove hanno messo la chiave. Ma che schifo, ma che idea hanno sti produttori? Non lo so proprio. Però questa è proprio una figata. Allora, perché indicano lì? Vabbè. Ok, qui non c'è nulla. Andiamo avanti. Andiamo avanti e magari questa porta si apre. C'è scritto attenzione, ma io la apro lo stesso. No, non si può aprire ancora. Aspettate ragazzi che avevo visto una chiave. Eccola. Sui binari proprio, non so chi ce l'abbia messa, ma non uno che ha fatto una bella fine, sembra. Andiamo un po'. Adesso si dovrebbe aprire la porta. Si apre, vero? Ti apri, vero? Ah!
Svegliata la strizza, eh? Mamma mia, che paura, a parte gli scherzi, raga. Oddio. Ci dice di seguire questa sequenza. 4, 2, 3, 1. Mi devo riprendere. Ed ecco qui la rondella. Abbiamo trovato il nostro obiettivo. Oddio. Mi sono cagato addosso. Mamma mia. Andiamo ad inserire questa rondella prima che mi prenda un altro colpo. Eccola qua. E seguiamo la sequenza che ci hanno appena indicato. 4, 2, 1, 3. Ecco qua che si è accesa la luce. Questa porta non ci sono mai stato. Cosa c'è? Dei secchi, delle scope. Gli appunti, eccolo qua. Si possono leggere? No, non si possono leggere. Andiamo avanti. Oddio, perché esce quel fumo? Oddio, perché mi indica lì? Andiamo un po', andiamo avanti. Oddio! Ah! Oddio! 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 Oddio, ci vuole uccidere, no! Ragazzi, no, siamo morti, no. Ok ragazzi, questo era il mio primo indie horror, ci vediamo ad una prossima puntata, spero vi sia piaciuto e non so ragazzi, se volete che io faccia qualcosa in particolare, se vi è piaciuto, commentate e lasciate un like. Ciao!